La mela in un garage. Correva l'anno 1976. Steve Jobs, agli inizi degli anni 70, è un neodiplomato dell'Olmsted Institute di Cupertino, in California. Nato nel 1955, l'anno in cui Mario Chu accende la rivoluzione elettronica in Olivetti, da una ragazza madre e un professore siriano, viene dato subito in adozione alla famiglia Jobs, con la promessa di fargli frequentare l'università. Mantenendo l'impegno, papà e mamma Jobs lo iscrivono nel 71 al Reed College in Oregon, un'università all'epoca con una fama molto libera. Vi resta pochissimo, intenzionato a rendersi economicamente indipendente il prima possibile. L'unico corso che frequenta con passione è quello di calligrafia. Inoltre partecipa alle attività di un collettivo studentesco ispirato al misticismo orientale. Per guadagnarsi la vita comincia a lavorare con turni di notte all'Atari, azienda che produce flipper e in futuro si specializzerà in videogames. Ha inizio per Jobs un periodo hippie. Dorme per terra, mangia alla mensa degli Hare Krishna, si appassiona ad un'apparecchiatura per telefonare gratis dalle cabine telefoniche, divenendo una sorta di hacker ante litteram. Come sosterrà molti anni più tardi, non sapevo cosa farmene della mia vita. E parte per un lungo viaggio in India. Un'esperienza importante, forse quanto quella di Adriano Olivetti in America. Il contesto è completamente diverso, ma per il giovane Steve, che si converte al buddismo, rappresenta un profondo cambiamento spirituale e personale. Al ritorno dall'India, Steve Jobs abbandona il Reed College in Oregon e torna a Cupertino. Avviene ora quello che sarà un incontro fondamentale per la sua vita. Quello con un ragazzo che si chiama Steve, proprio come lui. Steve Wozniak, detto Woz, figlio di immigrati polacchi. Entrambi hanno una grande passione per la tecnologia. Wozniak lavora alla Hewlett Packard di Palo Alto e nel tempo libero progetta circuiti stampati. È il 1976. Nel garage di Paul e Clara Jobs, i due Steve immaginano, disegnano e costruiscono il loro primo progetto completamente originale. È l'Apple 1. Un calcolatore costituito da appena 30 chip è assemblato in una scatola di legno, dove per la prima volta appaiono i componenti destinati a diventare i simboli stessi dei moderni computer, la tastiera e il monitor. Si chiama Apple, mela, il frutto preferito di Steve Jobs. Una mela morsicata, coi colori dell'arcobaleno, sarà il logo del nuovo prodotto. Nasce così un marchio destinato a diventare uno dei più famosi al mondo. È il seme di una vera e propria rivoluzione che non seguirà, bensì detterà le regole del mercato mondiale dei personal computer. Noi avevamo un laboratorio come Olivetti a Cupertino, e sono andato una sera a visitarlo, lui e un suo amico, in un garage, e se avessi messo 100.000 dollari che in quel momento lui stava cercando in Apple e li avessi tenuti, oggi sarei, diciamo, famoso nel mondo per essere uno degli uomini più ricchi del mondo. In soli 4 anni, un garage popolato da alcuni studenti con lobby dell'elettronica si trasforma in un'azienda quotata in borsa con l'offerta pubblica più alta dai tempi della Ford.
Ci siamo incontrati in un ristorante mentre aspettavo mia moglie ed è arrivato questo ragazzo in t-shirt e jeans. L'unica cosa che avevamo in comune era la barba. Ci siamo messi a parlare di computer e lui mi ha detto che era il direttore generale della Apple, una società che non avevo mai sentito nominare. Alla fine mi ha chiesto se volevo essere assunto. I jeans e le scarpe da tennis resteranno quasi una divisa per Steve Jobs, anche negli anni del suo grande successo. Il grande boom correva l'anno 1980. I nomi di Jobs e Wozniak appaiono in cima alle classifiche degli uomini più facoltosi degli Stati Uniti del 1980. La seconda versione dell'Apple è diventata un oggetto di largo consumo al di là di ogni aspettativa. Nessuno fino ad ora aveva pensato di mettere un computer in una valigetta. Russ, one of the great visions of our company. The Apple 2C. Steve Jobs, da questo momento in poi, capisce che il design sarà il punto di forza dei suoi prodotti. Con l'Apple II è nato il personal computer. We think a lot of them are going to get into the home, but we like to say they're going to get there through the garage door. People are going to bring them home over the weekend to work on something. Sunday morning they're not going to be able to get their kids away from them, and maybe someday they'll even buy a second one to leave at home. Poi, nell'84, una nuova svolta. Pensa di applicare ai suoi computer un piccolo strumento in via di sperimentazione che sembra proprio un topo, il mouse. Il primo Macintosh della Apple ha anche un'interfaccia grafica a icone. Non più comandi lineari e complicate formule da imparare a memoria. Ora basta un semplice clic. Un altro colpo di genio di Steve Jobs, per il quale ha ripetuto spesso di aver tratto ispirazione dal corso di calligrafia frequentato in gioventù. Un'altra passione in comune con Adriano Olivetti. Stiamo creando una coscienza completamente nuova, come fanno gli artisti o i poeti. Così dovete vedere la cosa. Siate pirati, ripete Jobs ai suoi collaboratori. E I Pirati di Silicon Valley sarà il titolo di un film sulla sua vita, realizzato 15 anni dopo. E la pellicola parte proprio dal 1984, con la straordinaria campagna pubblicitaria per il nuovo computer, affidata a uno dei migliori registi emergenti, Ridley Scott. Lo spot non piace al consiglio di amministrazione della Apple e va in onda solo una volta, ma è lo stesso un evento. Jobs parte dall'inquietante romanzo di George Orwell, 1984, dove nasce la definizione di grande fratello, per attaccare l'eterna rivale accusata di detenere il monopolio del mondo informatico, l'IBM, chiamata anche The Big Blue. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right about 1984? Ma proprio nel momento del suo massimo successo, inizia inesorabile la caduta. Intanto entra in scena quello che sarà il suo più grande rivale, Bill Gates, che mette a segno un colpo da maestro con il sistema operativo Windows, il business più fortunato della storia. Poi c'è anche un problema di carattere. Intransigente e maniacale, Steve Jobs si rende progressivamente sempre più inviso al consiglio di amministrazione dell'azienda. Ma soprattutto il nuovo Mac non dà i risultati sperati. Nel 1985 Jobs si dimette dalla sua stessa Apple, dopo un pesante scontro con John Sculley, l'amministratore delegato che 5 anni prima aveva chiamato al suo fianco. Steve Jobs allora ricomincia da zero. Fonda la Next Computer e acquista dal regista George Lucas la Pixar.
immaginando un futuro di lungometraggi completamente computerizzati. Quest'ultima sarà a lungo termine una scommessa decisamente vinta, sebbene all'inizio le due imprese stentino a decollare. Jobs, nel periodo a cavallo tra gli anni 80 e 90, decide quasi di mollare tutto. D'altra parte, le sorti di Apple non sono migliori. Jobs ritorna a casa. Correva l'anno 1996. Alla metà degli anni 90 la crisi di Apple appare insanabile, sbaragliata nelle vendite dall'eterna rivale Microsoft. Non c'è altra strada che richiamare il padre fondatore. Il 1996 è l'anno del grande ritorno a casa di Steve Jobs. Dopo 11 anni il genio di Cupertino ritorna ai vertici dell'azienda. La prima mossa di Jobs per la salvezza di Apple è di farle acquisire la sua stessa Next. E la Pixar al contempo inizia a prosperare. Sotto la guida del regista John Lasseter, Steve produce il primo lungometraggio della storia del cinema la cui grafica sia stata completamente prodotta da un computer, Toy Story. E Jobs è di nuovo sulla cresta dell'onda. Viene perfino definito dai giornali il Walt Disney del nostro tempo. Rispetto al suo rivale, Bill Gates, Jobs è considerato un utopista e un visionario. E lui sfrutta quest'immagine. Nel 97 lancia la famosa campagna Think Different, usando i volti di grandi personaggi che hanno fatto la storia. Il testo dello spot recita: solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero. Non a caso le sue icone sono Einstein, di cui tiene un immenso poster in un'abitazione quasi del tutto priva di mobilio, John Lennon, Gandhi, il Dalai Lama. Quella di Steve è proprio un'incredibile passione per i prodotti. Chi va a lavorare alla Apple sa di essere lì perché sta realizzando qualcosa di straordinario. Steve fa i prodotti che piacciono a lui, poi li vende ai clienti. Io lo considero un paladino dei consumatori. Ossessionato dai dettagli, perfezionista, appassionato del prodotto, è convinto che il design non riguardi semplicemente l'aspetto esteriore dell'oggetto, ma la sua vera e propria anima. Nel 1998, dotato di un design innovativo e sorprendente, nasce l'iMac. Un azzardo di plastiche trasparenti, colori vivaci e linee curve che assurge immediatamente ad icona dello svecchiamento dell'informatica. A partire dal suo ritorno in Apple, Steve Jobs sembra non sbagliarne neanche una. Come quando riesce a porre fine alla guerra contro Microsoft, convincendo Bill Gates a comprare il 7% delle azioni Apple. In cambio, Jobs accetta di usare sui suoi computer una nuova geniale invenzione del suo rivale, il provider Internet Explorer. È iniziata l'era della rete. Sbaglia solo nel 2000, quando sottovaluta il fenomeno Napster, il programma che permette di scaricare la musica gratuitamente da internet, che nel frattempo si è diffuso in tutto il mondo. Mi sentii un cretino, dirà Jobs, pentendosi di non aver colto l'occasione. Infatti avrebbe potuto fare molti soldi producendo masterizzatori per questo nuovo immenso pubblico di utenti. Ma avrà modo di rifarsi. Il suo sistema di vendita online iTunes ha venduto fino ad oggi 3 miliardi di canzoni. E negli anni successivi arrivano sul mercato una serie di nuove proposte vincenti. Prima fra tutte l'iPod, il prodotto elettronico più venduto della storia. 400 milioni di esemplari in 10 anni.
un vero oggetto di culto per le giovani generazioni degli anni 2000. This is the most beautiful object in music since the electric guitar, we think. Fino a questo momento, la storia di Steve Jobs viene associata solo ai suoi clamorosi successi professionali. Ma a un certo punto, trapela qualcosa di molto personale. La guerra contro la malattia correva l'anno 2004. Jobs non ha ancora 50 anni quando gli viene diagnosticata una rara forma di tumore al pancreas. Ha inizio un calvario di interventi chirurgici che lo lasciano profondamente segnato. La malattia lo riporta vicino alle sue radici spirituali. Nel 2005, dopo aver subito la prima operazione, tiene un memorabile discorso ai neolaureati dell'Università di Stanford, in cui parla dell'importanza della determinazione dell'inseguire i propri sogni. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Parla della morte come misura dell'importanza della vita. Sostiene di voler lasciare un segno nell'universo. Conclude dicendo: siate affamati e siate folli. Stay hungry, stay foolish. Thank you all. Ma la malattia torna a colpirlo. Di aspetto quasi scheletrico, nel 2007 ha ancora la forza di sostenere la candidatura del democratico Al Gore. Ma soprattutto di presentare al mondo l'oggetto che trasformerà radicalmente la concezione stessa del telefono, l'iPhone. Nel 2009 Steve è costretto di nuovo a lasciare l'azienda. Subirà un trapianto di fegato. Eppure, poco tempo dopo, in occasione dell'apertura della vendita della sua ultima creazione, l'iPad, riappare nell'Apple Store di San Francisco, circondato dall'affetto dei suoi fan. La lotta contro la malattia, per ora, l'ha vinta lui.